Amici sportivi, pugni chiusi e pronti alla rissa. Sta per cominciare una nuova puntata di WWE SmackDown. Basta, basta, Daniel Bryan ci deve delle spiegazioni, perché 7 giorni fa ha sancito il match valido per il titolo di campione WWE alla Royal Rumble, laddove il fenomenale AJ Styles dovrà difendere la corona sia contro Sami Zayn che Kevin Owens. Ma attenzione, udite udite, non in un match a tre, in un handicap match, e quindi c'è qualcosa che non torna. Ci deve delle spiegazioni, si deve presentare e darci tutto quello che noi vogliamo. Vabbè, ma Frank, come sei sempre sospettoso. No. Ma Daniel Bryan è oltre ogni sospetto, è una persona onesta. Vedrai che anche stavolta arriverà con un quaderno pieno di soluzioni. Va bene? Tra l'altro oggi andrà avanti un'altra delle sue straordinarie iniziative. Ah, il torneo. Guarda. Quello per la riassegnazione del titolo degli Stati Uniti. Manca soltanto che combatta Spelacchio con la faccia turchina. Vabbè. No, manca soltanto un match del primo turno, quello che vedrà contrapposti gli ex compagni di squadra Zack Ryder e Mojo Rawley. Senti, facciamo una cosa, visto che tu continui a difendere Daniel Bryan, io ti metto alla porta. Sai quando? Quando combatteranno Ruby Riott, l'ipertatuata e la ragazza dai capelli arancioni. Come la porta? Sì, cioè, però ti faccio rientrare quando combatteranno invece i Bludgeon Brothers. No, non contro le pazze. Oggi non combattono contro i Brisango, ma combattono contro gli Ascensi. Cioè, quindi non posso vedere le donne, ma posso vedere quelli che puzzano. No, vabbè, cioè, quelli fanno paura. Vabbè, dopo questa tua frase io mi sento un po' come Chad Gable e Shelton Benjamin, cioè? La settimana scorsa. Cioè, che me ne devo andare via con le mani vuote. Vabbè, insomma, non sempre. Malgrado meritassero i titoli team. I titoli di coppia. E se ci fai caso, tutti questi casini, queste immeritudini, succedono quando Shane McMahon. Bene, il tempo a nostra disposizione è scaduto. Come è scaduto? Ma manca un minuto. Devo parlare di Shane McMahon e di tutte le sue ignobili decisioni. Va via la linea, ragazzi. SmackDown, tra poco, qui su Sky Sports.